come città d'arte che racchiudono veramente tanta. Equità generazionale, sviluppo sostenibile e ambiente sono i valori fondanti della lista Rinasci Marche Mangialardi, presidente che ad Ancona ha presentato tutti i candidati alle prossime elezioni regionali. Il gruppo, formato da Verdi, Più Europa e Civici, ha una forte presenza rosa, non dettata dalle quote, come ha sottolineato il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ma altamente qualificata, con donne che rappresentano il femminile in tutte le sfaccettature, mamme, professioniste, imprenditrici, impegnate in politica e nell'amministrazione a livello locale. Rinasci Marche, ha proseguito il segretario, darà un segnale forte a tutti i marchigiani che hanno affrontato due terremoti e stanno vivendo l'emergenza Covid-19. Una lista con i liberal democratici europeisti di Più Europa, con gli ambientalisti, sostenuti da un ceppo di civici, cioè di amministratori locali. Guardiamo a quello che accadrà in Italia nei prossimi anni. L'Italia è un paese in grave difficoltà, lo era, lo è a maggior ragione dopo il Covid, sta beneficiando di una straordinaria solidarietà europea e dobbiamo mettere in campo progetti sull'ambiente e sul digitale per il futuro dell'economia italiana. È il momento di rinascere, ha poi dichiarato Gianluca Carrabs De Verdi. È tempo di ripartire dai luoghi e dalle persone delle Marche che insieme possono fare la differenza. Mettiamo al centro del nostro programma e di questa lista di candidati lo sviluppo sostenibile, quindi rinasciamo attraverso un nuovo modello di pensare alle Marche come lo è stato durante il Rinascimento. Ci siamo ispirati e evocati a questo nome perché nel Rinascimento italiano e marchigiano partì dopo il Medioevo un nuovo modo di concepire il mondo, di concepire l'arte, la cultura, e quindi questo movimento ci ha portato ad essere nel mondo il riferimento culturale. Cultura e agricoltura sono il pilastro della nuova proposta politica. È chiaro che ci troviamo in un momento molto particolare dove proviamo tutti i giorni quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici, e quindi anche questo è un tema fondamentale perché siamo l'ultima generazione che può fare veramente qualcosa per contrastare questi cambiamenti climatici. Noi quindi promuoviamo uno sviluppo sostenibile che metta al centro della crescita però l'ambiente. Senza sviluppo sostenibile non ci può essere sviluppo, quindi questo è il nostro motto per presentarci alle Marche, per renderla più ecologica, più sostenibile e più a misura d'uomo. È una regione dove tutti vorrebbero viverci, noi siamo dei privilegiati e molte volte non ce ne accorgiamo.